Per avere una prospettiva di più largo respiro, soprattutto europea, sul nuovo governo, Lega e Movimento 5 Stelle, abbiamo parlato con Alan Friedman, giornalista americano specializzato nella politica italiana e autore del recente libro 10 cose da sapere sull'economia italiana di Newton Compton Editori. Questo governo di populisti e demagoghi, euroscettico e anti-immigrati terrà nel tempo e ora scopriremo cosa vuol dire avere per una delle più grandi economie d'Europa il primo governo su modello Trump. Andranno contro l'Europa o si daranno una calmata? Metteranno su politiche economiche radicali che provocheranno buchi nell'economia italiana o si riveleranno più pragmatici? Il fatto che Paolo Savona, il controverso economista anti-euro che è stato bloccato dal presidente come ministro del tesoro italiano, sia stato messo da parte per essere fatto rientrare poi dalla porta di servizio come ministro degli affari europei, è come fosse un insulto per l'Europa. Savona ha parlato di un piano B per uscire dall'euro, lasciare l'attuale valuta, ma nel loro contratto ci sono promesse di spese per oltre 100 miliardi di euro. In questo momento i mercati finanziari si sono calmati dopo essersi spaventati, preoccupati per l'Italia e la svendita dei bond. Ma se il nuovo governo permetterà la creazione della flat tax, che creerà un buco nel budget, un deficit di 50 miliardi all'anno, se proveranno a smantellare la riforma delle pensioni dal costo di 200 miliardi di euro, se metteranno in pratica tutte queste politiche irresponsabili, i mercati finanziari si intrometteranno, le agenzie di rating declassificheranno il debito italiano, finendo per svalorizzare i bond. A quel punto nemmeno Mario Draghi e la sua politica del quantitative easing potranno salvare l'Italia. Can save it if they get degraded to downgraded to junk bond status.